Buongiorno, buongiorno e buon giovedì 4 maggio. Vi ricordo sempre, care amiche e cari amici, di iscrivervi al mio canale YouTube, di attivare la campanella, di scaricare dal link in descrizione l'applicazione numero 10, ma soprattutto di mettere i vostri like se questo video vi piace. Poco entusiasmo questa mattina. Ieri sera. Anzi, ieri notte, anzi stanotte, alle 2 ero ancora qui a mangiare le macine del Mulino Bianco. Avevo mangiato verso le 6 il solito piatto di pasta, e però avevo un po' fame e per consolarmi dopo la mia presenza a pressing alle 2 di notte, la macina del Mulino Bianco, per consolarmi. Signori, non abbiamo battuto neanche la Cremonese. Purtroppo, la classifica è ancora lì corta, però è anche corto in questo momento il gioco d'attacco del Milan. Mi ricordavano i colleghi che nelle ultime 5 partite abbiamo segnato 5 gol e abbiamo subiti 3 e abbiamo collezionato 7 punti, pochissimo. Parlo di campionato. E io sono sempre portato all'ottimismo, sapete, però adesso diventa durissima. Quante volte l'abbiamo detto? Avete ragione, quante volte l'abbiamo detto? Abbiamo l'ultima forse prova d'appello. Visto il calendario, la prova d'appello è battere la Lazio, sperando, perché, anzi, senza sperando, perché se il Milan batte la Lazio, certamente ruba punti a Atalanta, Juventus, Inter e Roma, nel caso di pareggi, oppure ruba punti a due delle nostre rivali per la lotta per arrivare quarti, per arrivare fra le prime quattro. Sì, ora mi prenderete in giro, io puntavo, andiamo al secondo posto, però signori, anche voi non pensavate di non batter la Cremonese. Adesso arriveremo con le belle pagelle, ma belle. Ma non è anche facile adesso buttare tutto a mare, perché il Milan ci ha abituato poi a farci pentire quando parliamo negativamente di questo giocatore, dell'allenatore, del mercato, eccetera, eccetera. Ne parleremo. Adesso dobbiamo esaminare la partita, poi parleremo di tutto il resto, con dei voti che certamente non sono alti, ma quello che ieri mi ha deluso è proprio il fatto di, avevo detto, abbiamo bisogno di voi, abbiamo bisogno di aiuto, ma quelli che non sono i titolari, aiuto ce li danno veramente poco, veramente poco. Dopo parleremo dei singoli, però abbiamo veramente poco, poco dai giocatori che di solito non giocano. E poi un'altra delle caratteristiche. E andiamo sul discorso di fondo, perché io ero e sono d'accordo sul turnover. Poi parleremo di Pioli. Sono d'accordo sul turnover. Però quando poi quelli mi dicono no, è meglio partire con la formazione titolare e poi eventualmente farlo il turnover, quando vediamo queste partite e questi risultati, non hanno forse del tutto torto. Li capisco. Anche perché vedi anche partite eliminate col Torino, quando entrano i titolari, Leao per esempio quando entra non sempre mi garantisce quella qualità. Ieri ha già fatto qualcosa ovviamente, però vedi che fa un pochino fatica, mentre dal primo minuto tutta un'altra cosa. Stessa cosa per Giroud. Adesso sembra tutto da buttare via. Non arriveremo fra i primi quattro. Giocheremo la Conference League. L'Inter, ieri arrembante sul Verona, non ci passerà sopra senza tema di smentita. È chiaro che questi sono oggi i sentimenti dei tifosi rossoneri. Però mi invito e invito a stare ancora vicino a tutti. Abbiamo ancora tutto ancora in ballo. Siamo delusi, siamo depressi, siamo arrabbiati, siamo scontenti, siamo sfiduciati, siamo
siamo indignati, siamo quello che volete voi, però stiamo vicini ai ragazzi e speriamo che riescano i titolari, con qualche aiuto fuori titolare, a giocare una bella partita con la Lazio, perché è l'ultima prova d'appello, e poi soprattutto giocare e vincere con l'Inter, perché lo ricordo ancora, cari miei, mie amiche e miei amici milanisti, ricordatevelo sempre, mettetevelo nella testa in questo momento difficile. Il più grande inganno del diavolo è far credere al mondo che lui non esista. Perché oggi il diavolo rossonero non esiste. E speriamo che riusciamo ancora una volta a ingannare il mondo. Dobbiamo consolarci così, le pagelle. Mignan. Sarebbe un senza voto, diamogli 6. Non ha fatto. Decidete voi, 6 o senza voto, non cambia nulla. Il giocatore non è stato mai impegnato, non poteva far nulla sul gol. Calabria gli do 6, ha provato a portare avanti i palloni, ogni tanto fa quel passaggio orizzontale che mi fa tremare, ha lottato soprattutto nel primo tempo, ha portato avanti tanti palloni, è stato fra i giocatori il titolare, infatti un titolare che ha giocato una buona partita, quindi gli do 6. Purtroppo Kalulu e Ciao, che avevano giocato una partita non bella, non erano stati mai impegnati, ma soprattutto Ciao aveva giocato una buona partita. Poi si scontrano e ne approfitto che segna il gol. Diciamo, io a Ciao l'insufficienza non la voglio dare, perché devo dare l'insufficienza? Cosa ha fatto Ciao per meritare l'insufficienza? Diciamo Kalulu gli diamo 5,5 e soffro anche dagli in insufficienza, perché insieme lui soprattutto è stato abbastanza goffo nel curare Okereke. Ballo Touré, signori, non ho vergogna. Ballo Touré non ha portato avanti tanti palloni, ma voglio dire, ha giocato una partita insufficiente, è stato colpevole di grandi malefatte, di grandi misfatti, non lo so, la difesa, dare insufficienza alla difesa, sì, lui è il giocatore che avrebbe dovuto portare avanti i palloni, poi se vogliamo essere prevenuti e dargli sempre il 4 perché si chiami Ballo Touré, diamogli pure 4, io, dato che le pagelle le stiro io, gli do 6, non vedo perché dare dell'insufficienza a Ballo Touré, cosa ha fatto te per essere insufficiente. Adesso andiamo a Vranks, a volte si invocano sempre questi nuovi, non ha giocato una brutta partita, ha giocato una bella partita, ha giocato una brutta partita, ha giocato, gli do 5,5, però un brillio, un tiro, un inserimento, un assist, un recupero, no, ha giocato una partita, gli do 5,5, 6, cambia poco, voglio dire, quello è il voto. Benasseri gli do sempre 6,5. Ho parlato con un mio collega, mi ha detto, ma ho visto male Benasseri. Bah, io gli ho detto, io Benasseri, scusate, quando c'ho Benasseri, io lo metto sempre dentro, in quella posizione. Ha recuperato pallone, ce la devo distribuire. Gli do un bel 6,5 a Benasseri. E su Benasseri mi arrabbio se qualcuno ha qualcosa da dire. Mi arrabbio se qualcuno, se sugli altri voti accetto tutte le critiche educate, sempre educate. Non sono d'accordo con te, darei 0 a Ballo Touré. Vabbè, accetto la critica, accetto l'opinione. Io do 6,5 a Benasseri. Andiamo a quelli davanti. Quelli davanti. Partiamo da destra, Selemekers. 6,5, le poche cose che si è visto, poi siamo anche sfortunati perché o c'è il rigore non dato a Bologna, o c'è l'episodio di Roma, o c'è l'episodio dell'espulsione che non danno, e ieri invece c'era quel fuorigioco di un centino, siamo anche fortunati, perché come sembra, è come sì, era successo anche
nell'altra partita con l'Empoli, credo, che non c'è stato, o con Lecce, c'è stato, forse il Lecce, è stato annullato un gol e proprio avevo esultato per il gol. Che rabbia. Tselemakers però, avete visto come ha controllato il pallone, ero sicuro facesse gol, controllo. È un giocatore che sta diventando un giocatore molto forte, Tselemakers. 6,5 anche a Tselemakers, certamente forse il migliore in campo, però non si può dare 7 in questa partita. De Ketelaere, decidete voi se pensate che io abbia, diciamo, prevenzioni nei confronti di De Ketelaere. De Ketelaere io gli do 5. Mi sbaglia quel... Sì, e notare che come tutto il pubblico di San Siro, anch'io appena metteva il pallone, gli siamo stati vicino. Però sei solo davanti al portiere, ti fai così soffiare il pallone. Poi ha provato qualcosa, ha dato un buon pallone. Però se dobbiamo dare i 6,5 per un giocatore che giochicchia, no. E quindi gli do un bel 5. Do a Brahim Diaz 5, anche a lui, perché 5,5, perché è molto più vivace di De Ketelaere, ha portato avanti dei palloni, però mi ha sbagliato un paio di gol veramente pesanti e gli diamo 5,5. Origi, gli do 6. Origi, gli do 6. Origi, gli do 6. Origi, gli do 6. Il giocatore più vivace, spostato lì a sinistra, che io lo volevo vedere in centro, ha effettuato un tiro, ha cercato di far qualcosa. Io sono convinto del mio voto, poi voi valutate quello che volete, ma mi sembrava vivo Origi. E quindi Origi do 6, do 10. No, ma in una partita così piatta là davanti, gli do 6. Chi è entrato? Giroud. 5,5, non ha fatto nulla. Messias, 6,5, è entrato bene, un paio di dribbling. Io per esempio avrei messo magari Messias là, più nel centro e magari prima. Leao, gli do 5,5, 6, 6, ha tentato di fare qualcosa, diamogli pure 6. E ci ha provato. Krunic, gli do 6 anche lui. Non è che abbia illuminato l'azione, ma non è stato malvagia l'azione di Krunic. Poi questi sono i voti, poi non so chi sia entrato, è entrato Messias, è entrato Krunic, è entrato De Ketelaere e questi sono i giocatori. Andiamo a Pioli. Pioli gli do 5 per la partita di ieri, col grande dispiacere. Sono d'accordo con lui sul turnover, ero d'accordo, sono d'accordo, sarò d'accordo, solo che certamente forse per lo schieramento e la fisicità avversaria ha scelto De Ketelaere in un 4-2-4 un po' misto là davanti, però signori, cari amiche e cari amici, De Ketelaere e Diaz lì in mezzo, io personalmente, scusi Stefano se faccio l'allenatore, metto Tselemakers a destra, Rebic che è scomparso da tutti i radar, a sinistra metto Origi in centro. Scegliete voi tra Diaz e De Ketelaere chi metter dietro e poi il resto della squadra. Faccio un turnover, ma meno, diciamo, inedito di così. Ecco perché ieri non gli do l'insufficienza per il turnover, perché ero convinto e sono convinto che abbia fatto bene, ma perché non mi ha convinto nulla mettere Origi, che ieri aveva la gamba, l'ha isolato, e mettere Diaz e De Ketelaere là in mezzo. De Ketelaere, anche se per qualche settimana non lo vedo, io non soffro. Ripeto, se vi è piaciuto mettete il vostro like e iscrivetevi al canale YouTube di Carlo Pellegrini.